Allora, buongiorno maniaci di Parkside. Oggi volevo farvi vedere questa affila lame, affila coltelli, ma più che altro perché affila anche le punte del trapano, o almeno rifà anche la punta del trapano. Era uscita diversi anni fa, ma esce ciclicamente, ed era uscita veramente a un prezzo irrisorio, 17 euro io mi ricordo, quindi per 17 euro è un attrezzo multifunzione che può servire in casa per fare un po' di tutto. Difatti io ricordo che questa non solo può affilare le punte del trapano, ovvero dalla misura da una 3 a una 10 mm, ma questa macchinettina qui può anche affilare i coltelli perché ha tre accessori che poi si possono intercambiare. Come potete vedere, questa affila sia coltelli che le forbici. E come funziona? Praticamente si sfila via, si alza, vedete che questa è la pietra, all'interno quella pietra rotonda che vedete è la pietra che affila le lame, si sfila tramite il blocco che c'è qua sotto tutto l'accessorio che permette di affilare le punte del trapano, e si infila questo per affilare coltelli e filare forbici. Però oggi io voglio farvi solo vedere come funziona l'affila punte per il trapano, perché è un po' complicata come cosa rispetto alla vecchia macchinetta che vi avevo già fatto vedere il funzionamento. Questa è una specie di enorme tempera matite che riesce ad affilare fino alla 13, vediamo come misura. E questo, come vi avevo fatto vedere, è un gioco da ragazzi, perché basta inserire la punta del numero esatto da un lato, vedete che si blocca, far accendere, fare 3 secondi da un lato, 3 secondi dall'altro, perché c'è proprio un invito all'interno che segue la punta, segue il tagliente, e voi non potete sbagliarvi. Vedete che la punta non gira perché fa prima un lato e poi l'altro. E quindi questa è proprio, secondo me, è la mia preferita. Però questa qui, magari per chi vuole utilizzare, sia affilare le punte alla vecchia maniera, diciamo, come si fa con le mole da banco, però ovviamente con le mole da banco bisogna conoscere mi sembra 180 gradi deve essere la punta per avere un tagliente affilato, e questa ve lo permette perché ha direttamente e calibrate per i 180 gradi. Ma andiamo subito da vicino, vi voglio far vedere come funziona. Vi dicevo, questa qui, oltre ad affilare i coltelli, le forbici e le punte da trapano, permette, questo qui è un terzo accessorio, vedete si sgancia anche questo, permette di affilare gli scalpelli, quelli da falegname, quindi voi, anche questo accessorio è praticamente, si può utilizzare sempre con la stessa macchina, si sgancia la fila punte, si infila di qua, e poi voi, come vedete qui nella figura, inserite la punta dello scalpello, la fate girare sinistra destra e vi rifate anche gli scalpelli. Però torniamo a noi, vediamo un attimo da vicino, perché non è tanto semplice capire come funziona questa affila punte per il trapano. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che fa questo movimento sinistra destra, perché ovviamente va a fare il tagliente sia da un lato che dall'altro. Ma come va a farlo? Il procedimento è un po' complicato, però una volta capito è semplicissimo. Bisogna togliere questa guida. Questa, come voi potete vedere, è una guida, no? Dove si inserisce all'interno la punta, ok? Poi, prima di andarla a mettere direttamente vicino alla pietra, bisogna fare una cosa, bisogna un attimo calibrarla. E come si calibra? Vedete che qui di fianco c'è una specie di invito. Cosa vuol dire? Ecco che la punta, vedete che non gira più, io tento di girarla e non gira più. Benissimo, a questo punto voi la punta l'avete incastrata nell'invito, andate a stringere la rotella che vi permette poi di tenere ferma la punta. E una volta che avete fatto questo procedimento, tirate fuori la punta e la mettete direttamente qua. Vedete? Vi ha preparato la punta dal lato giusto, come andare a fare il tagliente. E non so, è più facile da farsi che a dirsi, però diciamo che questa è una dima che vi permette di posizionare la punta in modo corretto. Quindi che cosa succede? Succede che voi andate poi a inserire questa dima all'interno, questo invito all'interno, e la punta appoggerà sulla pietra. Ora vi faccio vedere, poi il movimento da fare sarà questo, guardate, adesso io l'accendo. Vedete? Benissimo, fatto. Dopodiché, cosa bisogna fare? Bisogna tirar fuori
di nuovo, è un pochino più complicata la cosa. Bisogna tirar fuori ancora. Noi abbiamo fatto la parte quella da questo lato, adesso dobbiamo andarla a mettere dal lato opposto. La inseriamo sempre nella dima, che prendiamo spunto. Una volta che abbiamo preso spunto, stringiamo anche l'altro lato. È un po' più complicato rispetto a quell'altra, però vi faccio vedere alla fine anche qua. Andiamo ad accendere. E alla fine, signori, noi abbiamo la punta fatta col tagliente bello dritto. Vedete, anche questa, come l'altra, no, lo sento, si sente che è bella appuntita. Mamma mia, sia da un lato che dall'altro. Io non so se riesco a farvela vedere da vicinissimo, perché un po', vediamo un po'. No, non riesco a mettere a fuoco. Comunque, vi dico, anche questa è un pochino più complicata, rispetto a quell'altra filapunte. Però molti non l'hanno preso, magari, perché dicono: ma io non ho capito come funziona, io ci affilo solo i coltelli. È semplicissimo. Questa brevemente è una dima, vedete, si infila la punta, poi la stringete nel coso, nell'apposito fermapunte, la inserite nell'invito e ruotate sinistra-destra per fare. Questo è più semplice. Quest'altra macchinetta è più semplice perché voi la inserite, fate prima un lato e poi l'altro. Vedete, aspettate, vi faccio vedere. Vedete? Fate prima un lato, poi girate e fate l'altro. Vedete? E anche qui, come potete vedere, purtroppo non ho capito com'è che non riesco a mettere a fuoco. Com'è che non riesco a mettere a fuoco? Oh, forse ce l'abbiamo fatta. Comunque vi assicuro che la punta è veramente tagliente. Adesso si sente, sotto la punta si sente che sia anche i lati che la punta. E come avete capito, niente, questa è un pochino più complicata da utilizzare rispetto a quella, però 17 euro avete un attrezzo che vi fa le punte, vi fa i coltelli, vi fa gli scalpelli e in più, se non ricordo male, vi danno persino due pietre di ricambio. Io dovrei avere, anche qui vi danno due pietre di ricambio, ma questa costava un pochino di più. Questa sono sicuro di averla pagata 17 euro e per 17 euro, signori, secondo me è un ottimo acquisto. Poi vedete voi se volete anche utilizzarla la moglie. Mi affili le forbici, mi affili i coltelli, poi anche voi se avete degli scalpelli da fare. Questo è un all-in-one, c'è un po' tutto in uno. Io però invece mi trovo molto bene con questa perché veramente è un temperamatite delle punte. 3 secondi da un lato, 3 secondi dall'altro, la inserisco nel trapano e via. Bene ragazzi, spero di essere stato chiaro e di aver almeno per quelli che ancora non conoscevano questa macchinettina, dalle grandi doti e dal poco prezzo, vi ho dato giusto una panoramica veloce e spero che vi sia stata utile. Se avete qualcosa, domande da fare, scrivetelo qui sotto nei commenti e alla prossima. Ciao ragazzi!